Siamo in diretta? Siamo in diretta? Eccoci qua, puntuali come il campanile che sta di fronte al nostro ufficio, la... C'è un monastero davanti al nostro ufficio, lo sapevi? Un monastero? Convento, qualcosa, comunque... Esatto, comunque volevo dire che siamo puntuali come il campanile, come la dieta di gennaio. Esatto. E come la diarrea dopo un viaggio in India. Questa cosa qui è terribile ed è anche un po' razzista, quindi adesso... Ma quando si va in India poi dopo ti viene la diarrea. Ok, esperienze? Zero. Ok, controllo se... Controllo se siamo in diretta veramente, perché è la nostra prima volta e... Sì, siamo davvero in diretta, guarda. Che emozione. Li vediamo i commenti, eventuali commenti. Qualcuno può commentare così capiamo se li vediamo, grazie. Allora, ci presentiamo prima di iniziare con questo suono di campane. Io sono Enrica. Quante volte devi suonare? 12 tipo, no? 12 volte. Perché non la smette? Sono finite? No, non ho capito. No. Io sono Enrica. Ecco, sì, vediamo i commenti. Ciao, Mariangela Caruso. Ah, abbiamo... Pensa che bello, hai visto? Scusate, stiamo imparando adesso a usare questa cosa. Stiamo usando un programma. Procediamo con nuovo, la presentazione. Procediamo. Ok. Ok, allora. Io sono Erika. Io sono Ivan. Ok, noi di lavoro facciamo Guido, che è una libreria di risorse per imparare marketing online. Giusto? Yes, sir. Yes, sir. E alla fine di questa diretta, se ci ricordiamo, ma ci ricorderemo, comunque daremo... ha suonato più di 12 volte, saranno 36 a questo punto. Ma perché punto. Probabilmente adesso è l'ora della messa. Ok, andiamo avanti. Alla fine di questa diretta vi daremo un codice sconto per, in caso non foste inspiegabilmente abbonati a Guido, abbonarvi a Guido, così non sprechiamo mille parole per raccontarvelo, ma potete accedere. Un codice sconto del 20% per gli abbonamenti mensili o annuali. Esatto. Okay. Quindi con le vostre zampette potete andare sul sito conguido.it, inserirlo, abbonarvi e imparare un sacco di cose molto utili. Ok, iniziamo. Sì, allora in questa diretta il vostro ruolo è fondamentale, perché cosa faremo? Una specie di gioco di ruolo, anzi è un gioco di ruolo, che improvviseremo, anche se diciamo che dei punti cardine ce li siamo un po' detti. Sono 3 giorni che proviamo, manco fosse la prima. Non è assolutamente vero, però nei nostri quadernetti abbiamo degli appunti. E cosa volevo dire? Appunto che i vostri commenti sono fondamentali, perché in questo gioco di ruolo praticamente io ho il ruolo di fare la cliente. Io invece faccio il consulente globale, no, io faccio, in questo caso faccio il web designer e devo decidere se prendere o no questo cliente. Voi siete sostanzialmente l'aiuto da casa. Esatto, giusto? Voi siete l'aiuto da casa, dovete dire a Ivan nel ruolo di se stesso. Dovete consigliargli un po' se prendere il cliente oppure no, quindi ogni volta che ci saranno quelli che secondo voi sono campanelli d'allarme, segnalarli nei commenti. Okay. O anche se avete delle domande o qualcosa, ok? Noi cerchiamo di tenere sotto controllo i commenti e di rispondere alle domande mentre arrivano. Se poi non riusciamo, lo facciamo un attimo alla fine. Esatto, okay? Sì, facciamo così, perché la nostra prima volta... che sa un po' di feffuale, ma non lo è. Ok, iniziamo questa finta riunione. Io ho la scaletta di cose da dire perché sono un po' secchiona. Ok, qual è il contesto? Allora, prima riunione col cliente. Quindi loro non mi hanno pagato, dobbiamo decidere se lavorare insieme. Oh, guardate, perché noi siamo in un ballatoio, c'è la signora che passa dietro. Production value. E la nostra, questa qua è la nostra dirimpettaia, poi vale @valefatina su Instagram vi potrà raccontare un sacco di cose di questa signora. Sì, esatto. Bene, io avevo scritto qua sulla scaletta, ci presentiamo. Ci siamo presentati, così Guido l'abbiamo detto. Perché dovete commentare, l'abbiamo detto, e passiamo alla riunione, che è questo gioco di ruolo che abbiamo inventato. Iniziamo. Ok. Allora. Piacere. Un piacere, Ivan, io sono Andrea, ci siamo parlati al telefono. Andrea. Il nome androgeno hai scelto? Sì. Ok. Esatto, era il termine che avevo in mente. Sì, allora Andrea, Ivan, grazie per aver accettato di incontrarci, di essere venuto fin qua nelle Marche. Ok. E lo so che non è, insomma, esattamente dietro l'angolo, da Torino e tutto, però noi appunto ci tenevamo a incontrarti, i miei capi non possono esserci, però insomma io rappresento appunto questa azienda di cui ti ho già parlato, ti ho raccontato un po' cosa facciamo, noi siamo una piccola... Ma mica tanto piccola, ora che ci penso, siamo un'azienda a conduzione familiare, ecco, io non faccio parte della famiglia che l'ha fondata, però
Noi siamo un'azienda a conduzione familiare originariamente, quindi i miei capi sono la famiglia Rossi e facciamo degli articoli in pelle, borse, cinture, tutto quello cui puoi pensare in pelle non umana. Noi lo facciamo, quindi siamo degli artigiani sostanzialmente, Ivan. E, ti abbiamo chiamato perché i siti internet sono proprio il futuro. Ho capito. E noi ci siamo resi conto che abbiamo un sito, ma non siamo contenti, e quindi volevamo un po' sentire da te delle proposte, ecco. Ok, io però ti fermo subito perché secondo me c'è un punto da chiarire prima, ovvero voi siete qua nelle Marche, io sono di Torino e quindi c'è una discreta distanza. Voi come siete abituati a fare in queste case? Siete abituati a lavorare, diciamo, da remoto, oppure avete bisogno di qualcuno che sia spesso qui? Sì, allora noi, guarda, fino adesso non abbiamo mai lavorato, diciamo che abbiamo lavorato con un'agenzia che sta qui vicino, comunque nelle Marche, non abbiamo mai lavorato con freelance e soprattutto non abbiamo mai lavorato con nessuno che fosse qua, però comunque in questo momento di cambiamento io ho appunto proposto ai miei capi, siccome ho visto quello che voi fate online, noi abbiamo proprio bisogno di una... Mi piace moltissimo quello che fate, grazie. Mi piace moltissimo, adesso non so se lo fai tu, se avete un'agenzia, però vorrei proprio lavorare con voi. D'accordo, allora io ti spiego un po' come faccio di solito in questi casi. Lavoriamo con i miei clienti usando molto degli strumenti come ad esempio Skype per fare delle call, come delle riunioni diciamo, no? Oppure degli strumenti per gestire i progetti, io uso spesso Trello. Per evitare di scriversi email che poi ci si perde, e facciamo di tutto per, diciamo, mandare avanti il lavoro rapidamente senza doversi vedere di continuo. In questo caso per voi potrebbe funzionare questa cosa? Sì, allora questo Trello che hai detto me lo segno perché non lo conosco. Trello e Skype. Sì, lo conosco Skype, lo uso sempre per chiamare mia figlia che adesso è in Germania. Però sì. Secondo te è una cosa che potrebbe funzionare? Guarda, io non ho... Adesso, come ti dicevo, siamo in questa fase di orientativa. Guarda i nostri amici da casa. Siamo in questa fase in cui ci stiamo orientando e non ho... Diciamo che siamo aperti a nuove soluzioni. Stiamo anche vedendo altre persone, te lo voglio dire subito, perché comunque io voglio davvero lavorare con voi. Però non ho... Comunque... Come ben immaginerai, non sei l'unico che stiamo vedendo adesso. Quindi, però tu ci fai una proposta, io adesso vediamo. Insomma. Allora, qui ci sono, diciamo, almeno tre campanelli d'allarme che per me sono... Aspetta che hai un commento. Sì. Secondo me si possono anche... scusate, perché nel frattempo noi... Ecco, vedi, guarda che possiamo anche metterlo in sovraimpressione. Ok, portalo su, così... Sopra la nostra... Basta che lo trascini. Ok. Vai, leggilo. Allora, Marta K dice: ma i decision maker sono avvisati o questo Andrea è un cane sciolto che ti ha fatto andare nelle Marche a vuoto? Allora, questa qui è una bella domanda ed è una cosa di cui, diciamo, in qualche modo stavamo per parlare. Lo scenario è... Andrea è un, diciamo, un manager di medio livello che sta prendendo contatti con potenziali fornitori per farsi fare dei preventivi, quindi i suoi capi sono avvisati di questo, però la decisione finale non spetta a lui, ok? Lo scenario è questo qui. Infatti, questo è, diciamo, uno dei due o tre campanelli d'allarme che per me sono suonati fino in questo momento. Il primo... Sì, esatto, se posso dire, siccome io sono Andrea, cioè io sono d'accordo con i miei capi che facevamo questa riunione, però non sono io che prendo la decisione. No, la scelta del fornitore non è sua. Quindi sono avvisati, quindi la risposta è sono avvisati. Sì. Sono consapevoli che sta succedendo questo processo di selezione. Esatto. Ed è il primo campanello d'allarme, cioè chi sono i miei veri interlocutori? È Andrea qui con cui sto facendo questa riunione e per cui ho fatto, non lo so, 600 km per venire a fare questa chiacchierata, o è qualcun altro? Se la decisione finale non la prende lui, chi è che devo, tra virgolette, impressionare se voglio prendere il cliente? Una volta che dovessi aver preso questo cliente, a chi dovrò davvero rendere conto? Queste sono tutte cose che devono essere chiarite subito, magari non si chiariscono in maniera diretta, però ci sono gli strumenti per capire che, diciamo, in questo caso c'è un po' di
opacità in merito, quindi molto probabilmente i miei veri referenti non partecipano a questa riunione, ma sono qui quelli che, a cui dovrò rendere conto in un ipotetico rapporto di lavoro. L'altro, ma questo per te è una cosa negativa? Questo per me è negativo il fatto che non ci siano, ed è negativo il fatto che ci siano molti livelli decisionali presenti, alcuni impliciti, che magari si manifestano solo alla fine, quindi tu inizi a fare il lavoro e a due terzi salta fuori il capo che dice no, non va bene niente, bisogna rifare tutto, questo è un problema. L'altro problema riguarda la loro scarsa dimestichezza col lavoro a distanza. Se si vuole lavorare con qualcuno che abita diverse centinaia di chilometri, diciamo, dal luogo in cui lavora il potenziale cliente, o si decide che questa persona non va bene, oppure bisogna essere disposti a lavorare a distanza. Chi non è disposto a lavorare a distanza, non l'ha mai fatto, di solito resti a farlo e ha poca dimestichezza con gli strumenti. Il risultato, come minimo, se va tutto bene, bisogna educarli un po'. E tu saresti disposto a fare? Io l'ho fatto, lo faccio, però diciamo, se il gioco vale la candela, se devo passare più tempo a insegnare come si usa uno strumento di project management, o insegnare perché, spiegare perché ha senso lavorare a distanza, forse non ne vale più la pena. La terza cosa è che c'è un po' di spocchia, quindi state vedendo altri, eccetera, eccetera, cioè a me non interessa questa cosa qui, vedete chi volete, comunque ora tu sei qui con me e devi parlare con me, non mi devi, tra virgolette, minacciare. Diciamo che la riunione non prende una buona piega, ok? Continuiamo? Continuiamo. Sì, niente, volevo sentire delle proposte, come dicevo. Ok, ho capito. Però quello di cui avrei bisogno prima di fare delle proposte, che comunque, diciamo, riguardano poi il lavoro vero e proprio, qui stiamo cercando di capire se vogliamo lavorare insieme. Ah, certo, okay. Certo. Volevo sapere quali sono i vostri obiettivi, cioè voi mi hai detto che voi non avete una presenza online, che comunque non vi soddisfa, cosa vorreste fare a questo punto? Guarda, il nostro obiettivo in questo momento è creare un po' un team di lavoro. Mm-hmm. Quindi, in che senso team, scusa? Perché come ti dicevo, noi abbiamo questa agenzia. Okay. Ma qual è il ruolo di questa agenzia? Perché non capisco perché avete chiamato me se avete un'agenzia. Certo, no, perché Ivan, a me piace moltissimo quello che fai, come ti dicevo noi vorremmo lavorare con te. Si vede che vuoi lavorare con me. Questa agenzia, diciamo, fino adesso ha messo online la vostra presenza, ci ha fatto un sito vetrina. Scusate, nel frattempo sto cercando di capire. Ecco, ci ha fatto un sito vetrina e ci ha aperto una pagina su Google Plus, che infatti crea molti accessi al sito. Ho capito. Gestisce la nostra pagina su LinkedIn e su Pinterest. Quindi loro hanno in mano le chiavi, diciamo, quello che manca un po' è un po' di visione. Okay, noi vorremmo da te proprio delle proposte per migliorare la nostra presenza. Ma il mio ruolo quindi in pratica sarebbe un ruolo tecnico, un ruolo diciamo di direzione, non so, più artistica, devo fare il project manager? Ma a me piacerebbe, loro hanno già lo sviluppatore e il grafico. Ah, capito. A noi piacerebbe che tu facessi un po' la strategia di questa presenza online. Uh-huh. E che quindi dicessi cosa deve esserci nel sito e via dicendo. Ho capito. Coordinandoti comunque con loro, ecco. Allora, qui di nuovo ci sono almeno due punti che a me non piacciono tanto. Di per sé a me non piace lavorare... Non sta andando benissimo. A me non è mai piaciuto lavorare con le agenzie, ma questo è un gusto mio personale, quindi in realtà se tra di voi c'è qualcuno a cui piace farlo, benissimo, ok? Il problema di per sé non è l'agenzia in quanto tale, ma qual è il mio ruolo in questa relazione, ok? Diciamo, io sono un web designer, quindi mi aspetto di dover progettare il sito dal punto di vista tecnico, di architettura, dal punto di vista estetico, se è il caso. Non mi aspetto di avere un interlocutore precedente, che quindi ha già tutti i suoi rapporti con il cliente e che diventa un altro, diciamo, livello decisionale, qualcun altro con cui parlare, qualcun altro che interferisce. In più il cliente non ha chiaro che cosa vuole da me, vuole che io gli faccia guarda il sito. Guarda infatti Paola che diceva proprio... Ah sì, Paola è bello quello dice che non è chiaro quello che vuole e altri rischio per il risultato che non si aspettano perché non hanno idea, li deluda. Esatto, ed è anche probabile che non sappiano che cosa chiedere a me e che quindi io mi trovi
un'ora a scrivere codice, un'ora a vedere le email, un'ora a fare il project manager. L'assenza di un ruolo chiaro vuol dire anche non poter mettere dei confini, dire no, io arrivo fin qui, mi fermo qui e non vado oltre. Diciamo che questo Andrea con cui sto parlando magari ha visto il mio lavoro e gli è piaciuto, però è un po' quasi un vanity project, il suo, come se volesse comprarsi quella borsa che gli piace tanto, ma che in realtà non sa come usare, non userà mai, mettiamolo così. Infatti, Eleonora Conti, Andrea non sa quello che vuole, ma lo sai quello che vuoi. sì, una... va bene, ricominciamo. Andiamo verso E quasi verso comunque, la andiamola conclusione. verso la No, quasi, quasi conclusione verso, quasi verso. della riunione, direi che possiamo. Allora. Quindi, no, io quindi volevo sapere se tu hai già delle idee per il nostro sito, Ivan, in base a queste cose che ti ho detto, queste informazioni che ti ho No, dato. in questo momento no, anche perché diciamo, se io ti dicessi che ho già delle idee, ti starei dando delle cattive idee, perché non ho avuto modo di studiare in maniera approfondita la situazione, ma soprattutto non abbiamo ancora parlato del vostro obiettivo. Cioè, c'è questo sito vetrina che non vi soddisfa, e c'è la volontà di rifarlo, ma qual è l'obiettivo del sito, anche nel quadro più generale della vostra strategia, diciamo? Ma guarda, allora, per quest'anno che arriva, il nostro obiettivo di azienda, la Sì, nostra sì, sì, sì. strategia di impresa è proprio di, a livello commerciale, aumentare del 30% la nostra rete di venditori. Ah, ho capito, perché voi lavorate con, non lavorate direttamente con i clienti finali, quindi. No, 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 noi siamo... No, no, noi lavoriamo col B2B, quindi abbiamo delle aziende, dei rivenditori, dei commercianti che scelgono le nostre borse, le nostre cinture, le nostre scarpe e le rivendono in negozi multimarca, ecco, però non abbiamo. E quindi il sito, ad esempio, non dovrebbe vendere ai clienti finali? Al consumatore Sì, finale. sì, No, noi siamo interessati a continuare a dialogare con i rivenditori che ci conoscono, sanno chi siamo, amano il nostro prodotto, eccetera. Quindi sono i nostri valori, ecco, che vogliamo proprio comunicare. Ho capito, e quindi secondo voi il nuovo sito dovrebbe anche aiutarvi a raggiungere questo obiettivo di business di aumentare, diciamo, i negozi che tengono i vostri prodotti. Esatto. Allora, questo qui è probabilmente la cosa più importante, il campanello d'allarme più forte, ovvero mai e poi mai, a meno che uno di vero di mestiere non faccia il venditore, legare il proprio lavoro a un risultato numerico di vendita. Quindi se si fa il web designer, che si lavori sui social media, che si abbia un ruolo strategico, qualunque tipo di lavoro non sia veramente uscire tutti i giorni dall'azienda con una valigetta piena di prodotto da vendere, mai legare il proprio lavoro a un incremento di vendite o di punti vendite, come in questo caso, perché si creano delle aspettative smisurate e sbagliate, ok? L'obiettivo di un nuovo sito in questo caso può essere qualunque cosa tranne far aumentare del 30% o contribuire a farlo la rete vendita di un'azienda. Secondo me a Perché questo punto dovresti dirgli di no, direi che siamo un po' sì, arrivati. sì, sì, sì. Vediamo come fai. Come rifiuti la Sono. mia incredibile proposta? Ci sono degli altri commenti? No, No. va bene, ho capito. Direi che siamo tutti d'accordo, non so se qualcuno di voi pensa che Ivan dovrebbe prendere questo progetto. Qualcuno di voi prenderebbe un cliente di questo tipo? Perché Dite nei a me è commenti. successo quando ero giovane e inesperto di fare delle decisioni di questo tipo, perché comunque si pensa al fatturato, diciamo, ecco, l'idea poi è anche un po' quella. Come fare a dire di no? Esatto. Quindi cosa ne pensi, Ivan? Allora, Andrea, io guardo, voglio essere veramente molto franco e parlo davvero contro il mio interesse in questo caso, però io credo che nel valutare le persone con cui lavorare, voi dovreste, diciamo, privilegiare il bisogno e il benessere della vostra azienda, anche rispetto magari alla volontà di lavorare con qualcuno che stimate o di cui vi piace il lavoro. Quindi io in questo momento non mi sento di prendere in carico questo lavoro perché penso di non essere la persona giusta per voi. Secondo me voi avete bisogno di lavorare con un'agenzia, prima di tutto, che vi segua passo passo ogni giorno, che vi metta a disposizione
veramente un team di persone, quindi qualcuno che gestisca il progetto, qualcuno che possa venire da voi quando ne avete bisogno. E penso che dovreste scegliere un'agenzia del territorio, quindi o quello con cui state già lavorando, oppure qualcun altro che magari abbia anche un legame molto più forte, più empatico nei confronti del vostro prodotto, ecco. Secondo me lavorare con un freelance in questo momento per voi sarebbe proprio la scelta sbagliata, perché rischiereste di non avere, diciamo, di non essere seguiti come volete, come meritate, diciamo. Ho capito, vabbè, qua Andrea boh, mi porta a prendere un caffè, ci rimane male però. No, mi piaceva leggere questi commenti, li commenti un attimino perché sono belli. Allora, Eleonora dice: sembra che Andrea abbia la necessità di essere istruito. Ma sì, diciamo che va benissimo, nel senso che ognuno fa il suo lavoro e non è tenuto a sapere niente del lavoro degli altri. Nel caso di questo ipotetico Andrea, che è un, diciamo, un marketing manager di una piccola media impresa italiana, mi colpisce anche la scarsa esperienza, no? Come se non l'avesse mai fatto prima. D'altra parte è una cosa che succede spessissimo, magari c'è gente con 15 anni, 10 anni di esperienza che ogni volta che deve scegliere un fornitore fa gli stessi errori, ha le idee confuse, non sa quello che vuole ed è molto più interessato ai rapporti con i suoi capi che qualunque altra cosa, sostanzialmente. Ti ho messo un altro commento. Scusami, Marco dice: se le premesse sono queste, si finisce a installare pure le stampa. Che è vero, nel senso che purtroppo se si fa un lavoro già un po' tecnico come il mio, mi è successo anche a Enrica in passato, diventi l'uomo o la donna dei computer, quindi sì, finisci a installare sì, le stampa. Ah, ma sai, non mi funziona il telefono, come mai? E tu magari. Infatti io tutte queste frasi che mi ero puntata di doverti dire, in realtà le ho sentite veramente, poi è un po' esagerato, però sono tutte cose che, sì, sì, che io ho sentito. Vuoi commentare anche quello che dice Antonio magari? Sì. Antonio dice: magari si può cercare di definire gli obiettivi con il framework SMART e vedere se spunta fuori qualcosa. Sì, solo se hai veramente bisogno di prendere sto cliente, lo dico proprio fuori dai denti, cioè specialmente se si è agli inizi. A me è capitato di prendere qualche cliente sbagliato, perché comunque la paura di non avere soldi è sempre lì. Però poi col tempo mi sono accorto che un no in più vuol dire magari aspettare un po', farsela un po' sotto, però poi arriva il cliente giusto. Poi certamente se uno ne ha bisogno, lavorare si lavora e si fa di tutto per portare a casa il risultato. Sì, okay. Flavia dice: spesso in quel ruolo inviano lo stagista perché il vero marketing manager non ama incontrare i fornitori. Io, se questa è la tua esperienza, è interessante. Quando ho lavorato in una grossa azienda e io ero lo stagista, venivo portato in riunione dal marketing manager che invece incontrava i fornitori, quindi diciamo magari lo scenario è tragico, ma non così da come il consulente. Se mi mandassero uno stagista, io mi giro e me ne vado probabilmente. No, beh, io non ce la faccio perché non ho, però sì, l'intenzione sarebbe quella. Quindi Ivan, due cose sul dire di no e poi diamo il codice sconto per Guido. Cioè tu hai usato la tecnica del non sei tu, sono io, che era la grafica che infatti... Sì, comunque io la trovo una tecnica sincera, nel senso che mi è capitato di doverla usare e effettivamente se posso permettermelo io economicamente e vedo che sono la persona sbagliata, lo dico, non sono la persona giusta, hai bisogno di un'agenzia, ok? Ed è una cosa che funziona perché comunque se è sincera... vuol dire anche mantenere un buon rapporto potenziale. Diciamo che funziona anche se non è sincero, comunque. Nel dopo senso che ti hanno pagato la prima fattura è troppo tardi. No, non si può più dire. Tu non hai neanche aspettato di mandargli la mail, non hai detto vi mando una mail e poi nella mail avresti scritto. Io quello lo faccio. Se mi interessa prendere il cliente, poi arrivo a casa, faccio una proposta di lavoro molto dettagliata, con dei confini molto netti, e se loro la accettano, magari va bene. Però in questo caso secondo me non vale proprio la pena. E invece ci sono un sacco di persone, tra cui l'ho fatto anch'io, che non dicono di no perché magari ti imbarazzi, è veramente difficile. Mm-hmm. Allora dice: vabbè, metto un prezzo talmente alto che diranno di sicuro di no. Ma loro. Ma quando te lo accettano? Infatti. Specialmente con le aziende un po' grandi, se uno vuole fare una cosa del genere il prezzo deve essere proprio stratosferico. Mm. Perché magari sono quindi abituati. Cioè, non lo consigli, secondo me. No, la cosa migliore è allenarsi davanti allo specchio a dire non sei tu, sono io. Sì, la cosa migliore è dire di no se uno non se la sente di persona via mail due giorni dopo, piuttosto. Esatto.
Ok, d'accordo. Comunque io spero che le tue parole chiave possano essere riusate. Usatele pure se vi capita, se vi sentite a disagio, copiate. Esatto. Okay. E quindi a me è piaciuto quando hai detto contro il mio interesse. Ah, quello è fantastico, quello piace la... perché crea proprio un po' di, come si dice in italiano, closure, cioè ti senti proprio a posto, tieni un sospiro di sollievo, non sei costretto a farlo. È vero. Ok, allora, dicevamo, quindi il nostro, la nostra riunione finta è conclusa, anche perché non vogliamo tenervi qua mezz'ora. In realtà sì, 25 minuti abbiamo quasi finito. Quindi, ora vediamo un coupon sconto che dura solo fino alla mezzanotte di oggi per comprare un abbonamento mensile oppure annuale su Guido scontato del 20%. L'abbonamento, lo dico subito perché di sicuro ci sarà questo dubbio, l'abbonamento si rinnova automaticamente, però potete comprarlo e poi metterlo in pausa, quindi sì. Di fatto potete decidere di non rinnovarlo. E il codice sconto lo mando subito, però prima... Attenzione che c'è lo spot dei materassi. Allora, io ho voluto mettere lo spot, Ivan non voleva, però cioè... Commentate dicendo... Siamo qua a promuoverci, quindi adesso vi guardate sto cazzo di spot però e poi dopo vi do il codice. Però se lo spot è una cagata ce lo dovete dire. Sì, ce lo dite. Ok. Non sono capace, Ivan. Faccio io. Se lavori in proprio, probabilmente sei anche tu in una situazione del genere. Hai tutte le carte in regola per avere un marketing online che spacca. Hai belle storie da raccontare, progetti interessanti da condividere, nuovi prodotti e nuovi servizi che potresti promuovere. Il problema è che non hai tempo. E nel frattempo il tuo sito internet non è aggiornato, la tua pagina Facebook langue e le tue newsletter. Ivan, da quant'è che non mandi una newsletter? E qui è dove interviene Guido. Guido è una libreria di lezioni video per imparare il marketing online. Dentro Guido trovi solo risorse che funzionano, sempre nuove, aggiornate ogni 15 giorni. Le lezioni sono facili da consultare, arrivano subito al punto e sono piene di esempi pratici. Ti abboni per quanto tempo vuoi, impari solo ciò che ti serve, lo consulti quando e da dove ti pare. Guido ti aiuta a imparare il marketing online al tuo ritmo. Ok. Si sentiva l'audio del video oppure lo sentivate dall'esterno? Fatecelo sapere nei commenti, così la prossima volta lo sappiamo se tagliarlo oppure no. Okay. Coupon sconto, hai detto che vale fino a mezzanotte? Sì. Ok. Dovremmo avere una simpatica grafica da qualche parte con il coupon. Mentre non le c'è. Nostre veline. Sì, la vediamo. Ah, no, è qua, eccolo qua. Mentre le nostre veline ci portano la grafica. Eccoci qua. Il codice è non era Rai, lo potete inserire. Si sentiva? Scusa, volevo solo capire se si sentiva. Ah, si sentiva quindi l'audio. Benissimo. Stiamo leggendo i commenti. Sì. Ok, allora il codice sconto è, si chiama non era Rai, lo potete inserire al checkout, 20% fino a mezzanotte. Noi facciamo la prossima diretta martedì prossimo, sempre a mezzogiorno. Sì, sì, sì. La settimana prossima invertiamo un po' i ruoli, quindi io ho un'azienda e devo individuare il target e Erika mi aiuterà a capire come farlo. Esatto, per chi è già abbonato a Guido seguo lo stesso metodo che c'è nella raccolta di video che si chiama individuare il target, lo dico perché riceviamo un sacco di domande su quella raccolta lì e quindi se avete dei dubbi su come farlo, seguite. Erika fa vedere le ricerche e facciamo insieme la mappa dell'empatia. Esatto, okay. Basta. Perfetto. Siamo sopravvissuti. Grazie e alla prossima. Alla prossima. Come si stacca la diretta? Non lo sappiamo. Aiuto. Come si fa a uscire dal live? Aiuto.